Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 9 marzo. Ovviamente i temi fondamentali della giornata non possono che essere quelli del coronavirus. E che cosa è È successo che intanto andiamo sulla. sui dati di cronaca? Oltre 7.000 i casi in Italia e abbiamo un primato favoloso. Siamo i secondi al mondo. È l'unica cosa su cui siamo secondi al mondo, in questo caso secondi alla Cina, per morti e per contagi. Allora uno dovrebbe dire: scusatemi, qual è il motivo per il quale l'Italia ha soltanto questo primato al mondo, cioè essere secondi nei contagi e nei morti per coronavirus? Toc toc! Ci sarà qualche errore che abbiamo commesso o siamo noi dei grandissimi stronzi e sciacalli a pensare che sia stato gestito tutto così bene e non ci siamo resi conto che gli altri invece sono degli sciocchini che si comportano male? Ma insomma, oggi leggo l'intervista che io veramente vi invito a leggere a tutti quanti voi, un po' come l'intervista della Ursula dell'altro giorno sulla stampa, al Presidente del Consiglio, il Grand Duf Cav Av De Foge Conte. Beh, io vi giuro che nelle prime due righe su Repubblica ha scritto: ho ripensato a vecchie letture di Churchill. L'ora è buia, ma dobbiamo farcela. Conte pensa di essere Churchill! Conte pensa di essere Churchill! E qualcuno nel giornale lo scrive pure! Io ho il fiato corto, cioè, non riesco a dire esattamente quello che dovrei dire. Il nostro Presidente del Consiglio, quello che ne ha combinate di tutti i colori, pensa di essere Churchill e pensa che questa è l'ora buia. Può anche darsi, ma il problema è che lui non è Churchill e Casalino non è il braccio destro di Churchill. E Casalino che mi manda i messaggini dicendo: ah, un po' minacciosi, me ne sbatto io dei messaggini minacciosi. Ieri sono morte 300 persone, oggi in Lombardia, oggi, cari amici, leggo che la Consip, oggi, mentre questo pensa di essere Churchill, mentre quello pensa di essere Churchill, oggi la Consip ha avviato le procedure per comprare 5.000, come si chiama, ventilatori. Oggi, cazzo, oggi! Non 20 giorni fa. Oggi ha iniziato a decidere questa roba qua. Siamo completamente impazziti? Eh? Siamo completamente impazziti. La burocrazia per comprare queste robe qua. Vabbè. Nel frattempo, gli retroscena dicono che ci vorrebbe un uomo, un commissario, che potrebbe essere Bertolaso, dicono in tanti, che potrebbe prendersi i massimi poteri. E qualcuno di voi lo cita Cadorna, perché in realtà oggi sia Sallusti sia Brambilla, beh, insomma, fanno un paragone con non con Cadorna, ma con Badoglio e con l'8 settembre. Conte, come Badoglio, fa annuncio storico, ma lascia l'esercito senza ordini, e questo riguarda la chiusura della Lombardia, pezzo di Sallusti. Quello si sente Churchill, ma secondo Sallusti è Badoglio. Stessa cosa dice anche Brambilla, che dice: scusami, ma com'è possibile che l'8 settembre sia così simile all'8 marzo? Cioè, tu fai questa specie di chiusura della Lombardia, 16 milioni, oggi Wall Street Journal, tutti i giornali internazionali parlano di questi 16 milioni di italiani che sono bloccati, beh. E insomma, non gli spieghi come, quanto e perché. È una cosa pazzesca. Nel frattempo, un anestesista di Bergamo, oggi in un'intervista veramente strappa lacrime, spiega cosa sta succedendo nei centri dell'anestesia, che è quello che lui dice nell'ultima riga. È come per la chirurgia di guerra, si cerca di salvare la pelle solo a chi ce la può fare. Avete sentito? È come la chirurgia di guerra, si cerca di salvare la pelle solo a chi ce la può fare. E questo è il modo in cui stiamo affrontando le cose, cioè che dobbiamo cercare di utilizzare la Consip e poi l'anestesista deve salvare la pelle facendo le sue analisi, è una cosa stupenda. Ricolfi dice: le tre bufale di questa vicenda, cioè che uccide soltanto gli anziani, dice non è vero. Poi Ricolfi dice: non è vero che gli asintomatici non trasmettono il virus, e poi è poco più di un'influenza. Ricolfi è, lui stesso si definisce un allarmista, però è molto arrabbiato con quelli che hanno sminuito fino ad oggi. Bisignani oggi sul Tempo dice: ragazzi, ma insomma qua la comunicazione al tempo di guerra sembra fatta con lo stile del Grande Fratello, non di una situazione drammatica come quella che ci troviamo. E in tutto questo, e poi Concludo questa rassegna oggi live. e poi vedremo perché, in tutto questo.
UNHCR che fa una pagina intera per dire 1700 miliardari italiani dovete dare i soldi ai siriani, nel pieno del grande casino, nel pieno dell'emergenza con le nostre sale che sono insufficienti per salvare gli italiani, dobbiamo prendere i miliardari italiani e recuperare dei soldi per mandarli in Siria per risolvere il problema dei siriani. Giusto, per carità, sacrosanto. Ma insomma, forse oggi le priorità UNHCR, se svegliessi con i piedi per terra, sarebbero un po' diverse in questo paese. O no?